Ciao Memoliani, bentornati o benvenuti nel mio regno. Se siete nuovi, mi raccomando, lasciatemi un like di supporto, soprattutto per questa challenge terrificante che andremo a fare, vi dico subito. E mi raccomando, iscrivetevi al canale con campanella attiva e seguitemi sui social, mi trovate sempre con questi nomi qui, il Regno di Memole su Instagram e la pagina In Cucina con Noemi su Facebook. Ma cominciamo subito questa challenge. Allora, questa challenge l'ho vista da diversi YouTuber. Allora, consiste praticamente nell'andare a ricreare il make-up viso e il make-up occhi e quindi anche il make-up lowbrow, solo ed unicamente con dei rossetti, che siano rossetti stick, che siano rossetti liquidi, insomma rossetti, ok? Quindi prodotti per l'ellipse. Indi per cui andiamoci a legare i capelli e cominciamo subito. Capelli legati alla molto meno peggio, e vi dico che io ho applicato il correttore e il fondotinta. Perché ovviamente non è che potevo andare a utilizzare un rossetto liquido come fondotinta. Ho fissato le sopracciglia soltanto con il gel fissante trasparente e andiamo a fare contour. Quindi mi manca tutto, praticamente sono ancora tutta appiccicatina. Ho messo la cipria soltanto come faccio sempre, solo nel perioculare e basta. Qui è tutto bagnato, tutto il resto è bagnato. Fondotinta ho utilizzato quello che mi fa più cagare tutta la vita, piccoleccio, che tanto già so che mandrò a ristrutturare. Fra 3, 2, 1 adesso. Allora vado a prendere un rossetto. Ho deciso di utilizzare i dupe di Kat Von D, in quanto li ho praticamente tutti. E boh, non lo so, vado a prendere un marrone medio. Allora prendo questi due. No, ricominciamo. Prendo questi tre e vado a fa vedemo, vedemo. Prendo intanto quello. C'ho paura, ma perché vengo a fare queste cose? Visto il periodo storico che sta attraversando l'Italia e il mondo in questo momento, ho pensato di fare un video un po' alla famose due risate. Famo una challenge, così per non pensare a tutte le cose brutte. Famo che faccio una guancia per volta, perché metti che questo si fissa subito, essendo rossetto liquido, esco una merda. Oh, zitta! Zitta, 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 perfetto. Direi perfetto, aggiungo un ciccinin, però sfumo subito perché essendo rossetto liquido si fissa. Poi mi raccomando, ragazzi, ditemi giù sotto con un commento se questa tipologia di video vi piace e se ho superato la prova. Insomma, è una challenge, quindi io voglio assolutamente vincere questa challenge contro chi non si è ben capito, contro me stessa e le mie psicose. Dici, ma c'hai 800 prodotti per la base, vai a fare il contour con i rossetti. Che problemi hai? Non lo so, manco io. Molto bene. Visto il colore caldino, vado a fare, c'ho una spauracchia. Oddio, speriamo bene. Il pennello, chiaramente questo qui che sto utilizzando era pulito, non sto barando utilizzando il pennello con il quale ho applicato il fondotinta, anche perché non l'ho applicato col pennello, ma l'ho applicato con la spugnetta. Che se non avete visto il video in cui un robot mi fa da voce, mi doppia il video, andatelo a vedere, ve lo lascio qui sopra nelle schede. Cioè, vi dirò, non è mica male, per niente. Io sciocco basita. Oh, raga, metto pure il blush, ovviamente. Facciamo un po' di contour, e mo ci ho preso mano, che tu dica fa. Quasi mi sono pentita di aver messo un fondotinta che non mi piace tantissimo, perché potevo rimanere truccata così, vedi? È perché pensavo di fare una cagata in realtà. Quindi alla fine della fiera ho utilizzato soltanto questa colorazione qua, molto, molto calda. Devo dire che sembra che almeno questa sia superata. Fatemelo sapere giù sotto con un commento, mi raccomando. Adesso vado a prendere un colore per andare a fare un po' di blushing, no? Per quanto riguarda il blush, ho deciso di andare a prendere questo rossetto mattone della boh, che cosa è? Questa è della Freedom. Andiamo a fare un po' così, poco poco, raga, perché sennò. Oddio, non mi sono presa il pennello. Sì, andiamo con questo. E sfumiamo. Non è stata una genialata fa sta cosa, su pelle così direttamente. Ok, dall'altra parte, visto che è stato un po' difficoltoso sfumarlo, lo vado a prelevare con le mani. Famo un po' così e tento di sfumarlo. Oddio, mi sto a far macchia, aiuto! Boh, non lo so, ragazzi, non lo so se mi garba. Però
Perché io non lo metto mai solo qui il blush, lo metto anche tanto qui, quindi forse me gioco il jolly. Ma che jolly, ma che sto a dire? Proviamo un po' così, va? Mannaggia a me, mannaggia, mannaggia. Vabbè, dimo che va bene. No, fa un po' schifo, però vabbè, dettagli. Raga, secondo me io in fase di editing mi renderò conto che in realtà sono venuta tutta a macchie. Perché non lo so, la sensazione è quella, eh. Riprendo un attimo il pennello con il quale ho sfumato a terra, diciamo a terra. E vado a fare quello che faccio sempre con le polveri, cioè andare a mescolare il blush. Stavo pure a cecanocchio col pennello, molto bene. Il blush alla terra, vabbè, dimmo che può andare. Ok, momento ancora più pauroso, l'illuminante. L'illuminante, l'unica cosa glitterante così, mi è venuta in mente questa, dell'anniversario dei 10 anni di Wycon. Vabbè, come illuminante naso se può fare. Mi sento il naso tutto appiccicoso, ma vabbè. Per quanto riguarda gli zigomi, fa schifo. Mo abbondo un po', famo così che vedevo da di. Vedirò. Ok, ragazzi, facciamo gli occhi. Allora, per gli occhi vado a più a sto colore. C'ho proprio paura. Ma come faccio? Faccio prima che me ne metto un po' sulla mano. Perché non lo so, così mi sento più sicura. Chiappo un pennello. Ok, ho alzato tanto la sfumatura. Faccio l'altro. Vabbè, ok, stesso colore marrone, lo applico sempre in ciccino in prima sulla mano perché diretta sull'occhio non mi fido manco per niente. Ragazzi, è rivoltante, è veramente rivoltante. Pennello pulito e andiamo a levare sta merda qui. Ma io potevo applicare tipo un colore sulla palpebra e basta, invece di sta fa tutti sti ghirigori, no? No, mi devo andare a complicare l'esistenza io, se no non sono contenta. Che colore ci andiamo a mettere al centro dell'occhio? Ok, prendo quello un po' più chiaro di marrone e vado direttamente qua, vediamo un po' che succede. Raga, mi stanno a pizzica all'occhio da morire. Ma proprio da morire, eh? A me mi sembrano tutti e tre uguali sti colori. Una volta sfumati, a differenza non c'è. Ma la domanda è, ma dopo per struccarmi? Cioè, io sto facendo veramente una schifezza assurda, ragazzi, eh. Tanto per complicarsi ancora di più l'esistenza, vado a mettere questo qua, l'illuminante praticamente, quello che ho usato come illuminante, con un pennello pulito, metto un po' qui sulla mano e lo vado ad applicare sugli occhi, con un pennello a lingua di gatto, magari non questo che è tre camere cucina. Pennello! Ok, trovato il pennello. È ripugnante, ragazzi. Il termine corretto è ripugnante. Riprendo il pennello di prima e damogli la sfumata. Stavo per dire damogli in senso, ma il senso era Noemi batta a struccare. Perfetto, ho applicato il mascara, piegato le ciglia, un mascara semplicissimo della mia Makeup Collection. Tanto il clou del video non era assolutamente il mascara, anzi, meno male che ci ho messo perché sembrerebbe aver salvato la situa. Sta andando tutto nelle pieghe, no? Non sta andando molto bene. L'ho spinto anche un tantinino qui come punto luce, direi che è molto easy, molto semplice. Andiamo a mettere un rossetto, fatta la prova per vedere se mi ci piaceva, vado a prendere questo qui della Astra. Che mi stanno piacendo da morire, raga, eh. Gossip Girl numero 13. E niente, ragazzi, il make-up è terminato e raga, io vi giuro che non ci posso credere, ma sembrerebbe non essere venuto proprio una merda, cioè dico tanto, ma non sembrerebbe essere venuto proprio una cacata. Ditemi voi giù sotto nei commenti, io ovviamente con tutte queste luci accese vedo poco, quindi per cui, cioè già ci vedo poco di mio, sono un po' becalina. Poi metteci pure tutte queste luci di Barbara D'Urso, corcore, e quindi me ne accorgerò in fase di editing. Se vedete scritte in sovraimpressione, so io che me la so a sbellicare perché dico: Madonna, mi è venuto bene, e in realtà è una cacata. Vabbè,
Fatemi sapere se questa tipologia di video challenge un po' divertenti, così anche per sdrammatizzare il momento, vi piacciono. Se ne volete altri, mi raccomando, insomma, fatemelo sapere, datemi un vostro feedback. Se non siete iscritti, vi ripeto, iscrivetevi con campanella attiva, seguitemi sui social, trovate tutti i riferimenti cliccabili giù sotto in info box e io vi aspetto in un prossimo video molto molto presto. Ora, ragazzi, me la devo menare un attimino, quindi 3, 2, 1. Ma quanto so figa! Vabbè, basta, bisous mon cœur. Ciao!